Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Gare Malate numero 78. Speriamo che le scommesse questa volta ci siano, perché ho scommesso su tutti i partecipanti. Vai così, difatti. Ah, giù di qua bisogna andare? Si vede che questa qualcuno l'ha già fatta. Maledetti. Che cavolo è, armi? Abilitates? No! Ma che cavolo di gara è? Dai! Sì, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta, raga! Al secondo tentativo, quindi non siamo proprio primi. Maledetti voi e le mine di prossimità. Io vi faccio saltare per aria. Qui non ce la farò mai. Perfetto. Piazzati là una mina di prossimità, allora. Vai così, saltiamo. Ottimo. Che cavolo di gara è questa? Io vi invito subito a lasciare tantissimi like. Sì, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta e arriviamo a 15.000 mi piace, ragazzi. Così mi fate vedere proprio che supportate questa serie epica. Perfetto, checkpoint preso. E adesso per che cavolo di motivo bisogna risalire questa cavolo. Dove cavolo vai, Vistard? Sei ubriaco? Io vedevo il checkpoint dall'altra, non ho più guardato la strada. Ma che cavolo. No, mine. Voglio una mina di prossimità qua e una anche qua. Ok. Bisogna risalire da questa parte. Ma dove cavolo? La gara senza senso. Non ditemi che ci sono due giri. No, mi sa che ci sono due giri, ragazzi. Non mi ricordavo, ma ci sono due cavolo di giri. Sì, difatti, due giri. Perfetto, qua la gente incomincia a spararsi. A fucilate proprio. Vai così, saltiamo uno. Sì, ottimo. Oh, occhio pad, che ti uccido pad. Oh, quella era la mia bellissima mina. Tiè, ve ne piazzo un'altra. Vai così e prendiamo sto cavolo di checkpoint. Ottimo, siamo primi, raga, siamo primi. Tiè, ve ne piazzo una anche qua. E adesso andiamo via più veloci della luce. Qui facciamo il salto di prima, tanto si riesce e non si muore. E adesso giù di nuovo. Maledetti container. Vai giù, prendi sto cavolo di checkpoint. Vai bug della moto. Vai bug della moto. Preso. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Dai che questa prima posizione non ce la può più. Non voglio dirlo, ragazzi, perché sapete che porta una sfortuna incredibile, ma non ce la può più togliere nessuno. Qua c'erano tutte le mie mine. Brividi, ragazzi, brividi. Vai avanti. Concludiamo questa prima gara malata. Dopo ne ho in serbo una, ragazzi, che è allucinante. Andiamo su da questa. Perché questa non era allucinante, vero? Che cavolo. Ed ecco il traguardo e prima posizione. Ed eccoci qui con la seconda gara. È raccomandata la Zentorno, quindi ho scelto la Zentorno. E questa gara qui è solamente per i professionisti di stunting. E quindi vediamo un po' come andrà a finire. Vai vai, buttatemi pure fuori. Tranquilli, tranquilli. E poi Vara, non sanno neanche fare una curva. Io non ho parole. Io non ho parole, ragazzi. E inizia il divertimento. Vai, schiavellati. Schiavellati anche te. Anche te. Invisible spiral. Porca vacca. Ma che cavolo di spirale è? Con che cavolo è fatto? Con cos'è fatta sta spirale? Devo salire su per un cavolo di grattacielo. Su una spirale fatta in questa maniera. Chiaramente sì, ce l'abbiamo fatta, siamo terzi. Siamo terzi, se evidentemente qualcuno ha già fatto questa gara.
Maledetti. Tanto ci sono un bordello di giri. Cioè veramente io non ho toccato niente. Mi pare che ci sono 5 giri. Ce n'è veramente un'eternità. Io tempo fa vi avevo detto in pratica che non volevo più fare gare lunghe 5 giri. Però non lo so, è stato più forte di me. Ho voluto lasciare tutti quanti i giri, perché ho detto ma non si sa mai, se li hanno messi proviamo. Cavolo c'è. Fai così. Ma porca vacca, oh. E allora proviamoci in questa maniera. Ce l'abbiamo fatta. Olè, uno ha abbandonato. E siamo pronti per il secondo giro. Bello, mi piace alla fine che c'è anche quella spirale. Quindi c'è sempre non la paura, ma qualcuno può sempre sbagliare. E quindi è una figata atomica. E ce l'abbiamo fatta. E abbiamo già guadagnato una posizione. Cioè l'ho fatto una volta, ragazzi, e so già fare quella spirale. Devo dire che solamente per i professionisti di stunting non lo so, ragazzi. Non ne ho la più pallida idea. Cioè magari per chi non ha mai fatto questo tipo di gare può essere difficile quella spirale lì, perché in confronto ai container è un po' difficile, ragazzi. Soprattutto per la visuale, per gli occhi. Non vedete un container ma vedete tutte quelle righe. Mi sembra strano. Invece si fa tranquillamente. Allora qui bisogna sbattere contro qua, sbattere contro di là e poi sbagliare il checkpoint. Io non voglio crederci. Perché cavolo di motivo non mi ha dato il checkpoint? Oh là, dovevo curvare un po'. Ero primo, ragazzi. Ero già primo. Porca di quella vacca. Siamo al terzo giro. Terzo giro. Vai così. Perfetto. Non ho nessuno davanti. Questa cosa qua mi conforta parecchio. Vai Zentorno. Vai Zentorno. Vai. Sì. Dai, è così che ce l'abbiamo fatta. No. Cadi qua. Perfetta. Bravissima Zentorno. Bravissima. Dai che abbiamo il primo là davanti. Non so se riuscirò a vincere questa gara, eh. Questa qui è veramente combattutissima. Dai, accelera avanti Zentorno. Volevo portarvi una gara con le macchine nuove, però purtroppo non si possono scegliere a meno che uno non le compri. Eccoci qua. Oppure bisogna che ci sia una gara, ma non lo so. Il primo è là davanti. Attenzione, attenzione. No, ce l'ha fatta, porca vacca. Allora noi sbattiamo qua, sbattiamo qua. Ci giriamo e prendiamo anche noi il checkpoint. Perfetti. Ultimo giro, ultimo giro. Chiaramente chi è davanti di me sono sempre, ragazzi, membri della mia crew. No, no. Cos'è sto bordello? Dai, levati. Te pareva, i doppiati adesso ci sono, no? Porca vacca che mi fanno sconcentrare. Finalmente, forse adesso non ho più nessuno davanti. Sono qua dietro, ragazzi, da troppo tempo. Mi hanno fatto sconcentrare e ho perso tutto. Oh, dai, rifacciamolo. Purtroppo la prima posizione è fallita. Cioè, ho perso la concentrazione in un attimo, ragazzi. Ero così tranquillo, eh? Invece no. Qua, dai, è così. Sbattiamo qua, sbattiamo là, giriamoci e prendiamo il checkpoint alla mia maniera. Dai, girati. Tartaruga, dai. Macchina inutile quando si gira. Completamente inutile. E il primo è quello lì sulla destra nella minimappa, ragazzi, che sta già finendo l'ultimo giro. E io invece sono ancora qua. Almeno penso che sia lui. Ed eccoci qui con l'ultimo wall ride. Ed eccoci qua, il mio compagno di squadra sempre che mi aspetta. GG. Ed eccoci qui con la terza e ultima gara per questo episodio. E io avevo preso la Turismo R. Perché cavolo ho preso la Entity? Va bene. Dietro, come vedete, ci sono delle cose strane che sembrano come degli scorpioni. E vediamo un po' di vincere questa gara. La gara di prima sono arrivato primo, ma non meritavo sinceramente di vincerla. Sicuramente il... Guarda che ti ho aiutato! Maledetto! Il compagno mio lì. E che cavolo. Poi un altro che mi viene addosso. No, tanto adesso morite tutti. Ci sono due giri, vi stavo dicendo. Il mio compagno di squadra della mia crew sicuramente mi ha voluto far vincere, perché sa che sono a livello basso e quindi
ho preso un po' di soldi in più e penso sia per quello. Dai, guardali qua che non sanno neanche guidare. Levati! Via tutti! No. Sì, sono scampato da quel bordello. Ma che roba! Vai! Siamo quarti! Prende la scia! Ce l'ho fatta! Sì! Ho la macchina completamente distrutta. Dovrei respawnare, così almeno ce l'ho di nuovo intatta. Ma perdo veramente tantissime posizioni. E quindi mi terrò questa, mi tengo questa macchina scasciata fino alla fine. Dai, girati! Ho la gomma a destra, ragazzi, che è più storta di non so cosa. Dai, spostati, che mi fai perdere tempo. Gradino del podio per noi. No, no, ok, devo saltare su così. Fermati! Sì, ce l'abbiamo fatta. Guarda che ingorgo! Ah, porca vacca, ho fatto un frontale che quello non me lo aspettavo. Siamo secondi, non me lo aspettavo nemmeno questo. Cioè, non posso sistemare la macchina. Io vado così con la macchina scasciata fino alla fine. E la posizione che riuscirò a prendere andrà benissimo quella. La prima posizione ormai è andata. Dai, il primo è qui. Sì, magari se avessi la macchina in ordine. Ma così proprio. Magari con la scia. Dai, magari con la scia. Eh sì, magari la scia. La mia macchina è l'unica che non prende la scia. No! 2 di 2, siamo primi! No, porca vacca! Mi hai fatto sbagliare, dovevo andare sulla destra io. Via, via, via. Dai, 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 che ce la facciamo. Dai, che ce la facciamo. Questo episodio è delirante, gare veramente assurde. Non sono per niente corte le gare di questo episodio. Sono qui che sto sudando 18 camicie. Con le macchine più distrutte del mondo. Dai, perché devo aiutare i nemici io? I concorrenti devo aiutare io, non lo so. Sono troppo buono. Dai, adesso vorrei un'altra bella scia. Sì, ciao. Se magari esplodesse lui ed esplodessi anch'io, non sarebbe male come cosa. Almeno così mi faccio la macchina nuova. Dai, doppia scia. No, niente, quello va a destra. La vedo dura, molto dura, raga. Perché nei salti vedete che mi sbanda tutta la macchina. È tutta storta, è peggio di una banana la mia macchina qui. Sì, quanto ho frenato là. Dai che lui magari si accartoccia da qualche parte. E poi giriamo alla fine. No, è ancora lì davanti. Bom, permesso. Permesso, levati. Levati. Che tu sia maledetto bastardo. Quella macchina storta anche mi fa ste cose. Niente da fare. Niente da fare. A meno che non fa un frontale con quelli e non lo prendano. No, niente, è riuscito a scappare. Si è accartocciato quell'altro. Allora, o lo aspetto qua. No, dai, l'ho lisciato. Non è possibile. E andiamo allora a concludere anche questa gara. Quindi l'episodio di oggi finisce qua. Gare veramente belle a mio avviso. Le ultime due, se non ricordo male, potevano avere fino a 30 giocatori. Purtroppo sono riuscito a invitare solamente 10-11 persone. Però se avete l'occasione, in 30 è veramente delirante all'ennesima potenza. Lasciate veramente tantissimi pollicioni in su. Supportatemi, fatemi capire che questi video vi piacciono. Commentate, condividete, passate nella pagina Facebook, iscrivetevi al mio canale. Qua da Beastard per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.